E mamma mia, questo rompe una cava questo. Ci troviamo nei vicoli di Castrovillari, provincia di Cosenza. Oggi è stata una giornata un pochino movimentata, quindi è un vlog un pochino movimentato. Come vi dicevo, ci troviamo in questi vicoli, come vedete sono tutti vicoli stretti del paese. È una strada molto centrale di Castrovillari. Stiamo andando a tagliarci questi maledetti capelli, andiamo da un amico che ci fa questo piacere, ci fa i capelli, è molto bravo, sta facendo esperienza e quindi noi ci facciamo da cavia per questo amico. Vediamo un po' che cosa combiniamo. Oggi è stata una giornata un po' movimentata, abbiamo fatto dei documenti, stiamo vendendo casa, stiamo cambiando casa, molto probabilmente mi riprenderò il camper, no, molto, al 90% prenderò un 7 posti, quindi rimanete sempre sintonizzati sul canale perché succederanno cose strane, cose novità, molte novità. E quindi adesso andiamo a fare queste altre cose, ci vediamo dopo. Drama Battalion. Sometimes, yeah, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes. Noi siamo le cavie di questo disgraziato qua. Le cavie umane. Come ti senti in qualità di cavia umana? Bene. Ti hai mai tagliato? No. Ti hai mai sanguinato? No, no. Ma l'hai pagato? Sì. No. No, non si fa. Tutto gratis. Tutto le cavie gratis. Umane. Tutto gratis. Ci siamo sottoposti come cavia, eh? Guardate qua. Guardate che faccia de cazzo. Barbieri 2.0. The next generation. Siamo addirittura d'arrivo, eh? Abbiamo tagliato tutto qua. Ok, abbiamo finito, ci siamo fatti i capelli. Come sono venuti? Discreti. Comunque il ragazzo fa esperienza e noi l'aiutiamo e da una parte ci abbiamo pure il capello tagliato, no? Un ragazzo deve fare esperienza sui capelli, non è che può farle sempre al manichino. Guarda a scuola. Sono bambini, attenzione. Bocè, che stai a fare, Bocè? Che ti stai a mangiare? Che ti stai a mangiare, Bocè? E perché? Ah, i mandarini. Ah, scherzo. Faccio intervista. Ah, cosa? Facebook. Aspetta. No. C'è pure i capelli che fa pazzire. Come si chiama nella lingua dei matti? Arancione. Arancione. Si chiama mandarinchi. 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 Che è un mandarino con le minchi. Reggio Calabria, olio di oliva, olive e mandarinchi. Vitamina C, vitamina B per bambini. E i miei grandi? Ma i grandi si caveranno perché fumano e... Ah, non... certo. Si caveranno. Oggi è un vlog un po' così, dai ragazzi, è un pochettino un vlog particolare, un vlog strano. Guarda se riesco a mettere a posto sta macchina fotografica io. Non si blocca da nessuna maniera. Vabbè. Ma la tengo in mano, vaffanculo, se devo fare una staffa. È un vlog un po' particolare. Oggi, madonna, perché vlog in macchina? Mi sento Claudio il Texano così. Siamo nel caos più completo. Quando si cambia casa o quando si decide di cambiare casa, si mette in moto un meccanismo particolarmente stressante, cioè il vendere casa, lo svuotare casa, ma nel frattempo vai a trovare l'altra. Prendi contatti con l'altra, ma cerca di far combaciare i tempi tra lasciare la tua in vendita e comprare l'altra. Vai dal notaio, vai da quello, fai le misure, vai in agenzia. Però è bello perché ti mette quella carica di adrenalina che dici, minchia, sto cambiando casa, cambio zona, cambio vicini, cambio tutto. È adrenalinico, dai, è adrenalinico, anche se stressante, poi alla fine è adrenalinico. E in arrivo anche il camper, secondo me prima di quest'estate un bel 7 posti, non me lo toglie nessuno. Non vi potevo lasciare senza farvi vedere cosa mangio a pranzo, altrimenti che vlog è? E quindi guarda, io veloce perché sono appena tornato, con loro sapete io sono queste ricettine veloce, non mi interessa cucinare particolarmente, quando sono libero sì, quando c'è da fare no. Borlotti, 2 scatole, mezzo chilo di rigatoni, farfalle, quello che cavolo vendevo, pasta corta comunque,
salsiccia dolce calabrese, poi soffriggete un bel cipollotto fresco intero e due peperoncini calabresi di quelli grossi. A me piace piccante la pasta, poi magari a voi non vi piace, però vi garantisco che imparate a mangiare piccante, che piccante è il Viagra calabrese, il Viagra naturale. Vi serve il Viagra? Non vi serve? Vi serve! Quando avete soffritto poco poco il cipollotto, ci inserite le salsicce, mi raccomando, sane, non le bucate nemmeno, fatele andare a fuoco lento, sane, anzi se volete le tappate, sotto il manico, le tappate così e le fate sta, vi fate prendere calore in maniera, aspetta che mi giro, mi sono girato, in maniera che il grasso presente dentro la salsiccia si vada a sciogliere, diventi liquido e vada a premere sotto pressione nella sacchetta, no? Nell'intestino che avvolge la salsiccia, e poi con calma e con delicatezza con la punta di un coltello tic tic tic, giusto qualche buchino, in maniera che fuori esce proprio a fontanella e va a creare grasso di salsiccia, olio, cipolla e tutto il basamento di un succulento. E il sughetto per la pasta che è troppo buona! Ok, ovviamente ci abbiamo aggiunto un po' di pomodoro, un po' di pomodoro che fa sempre un po'. Fa sempre un po' di colore il pomodoro come sughettino, e poi rilascia i succhi, no? Rilascia il succo, non è acqua, è l'acqua del pomodoro, è buona, è. Ma che vuol dire che fa? E poi un goccettino di vino, alla fine c'è un goccettino di vino, e mi raccomando, quando dovete andare a buttare giù il formaggio, pecorino, questa è una pasta che c'è il pecorino, non ci mettete il formaggio e il parmigiano, che è una cosa, ma che è sto parmigiano? Ma chi ha inventato sto parmigiano? C'è il pecorino, su sti sapori, c'è il pecorino che dà qua la punta, che fa ting, capito? Come la punta della freccia che ti buca il culo, fa ting. Oh, vi sembrerà assai metterci 5 salsicce e 2 barattoli dei barlotti, ma quelli se mettono, perché dopo fanno pure da secondo, quindi fagioli e salsicce vanno come secondo, poi una, due di quei salsiccette là, le spezzettate facciamo piccole piccole una volta state a cottura, così fanno tipo, capito, tipo tritato di salsiccia dentro la pasta e. Ma veramente, ma c'è bisogno di andare avanti nella spiegazione? Ma dai, ma avete capito, no? Questa è una di quelle ricette dietetiche che se voi soffrite di colesterolo vi dà una mano santa, e mi raccomando, al dietologo ditegli che mangiate questa 4 volte a settimana e lui vi vorrà bene, perché più mangiate così e più soldi portate al dietologo, quindi è normale che il dottore vi vorrà bene, perché siete una cassaforte vivente, capito? Che te stai a mangiare, strunzo? Papale. Guardate che olive, va, guardate, giganti, antipastare con le olive. Io per preparare il piatto mi sono dimenticato di farvelo vedere, vabbè, succede. Allora abbiamo messo da parte fagioli e salsicce tagliate a metà per maniera di mangiare il secondo, e qui abbiamo saltato tutta la pasta insieme ai pomodori e le salsicce, creando questa bella, non si vede più niente perché si è appannata la lente, creando questa bella cremina che adesso ci andiamo a mettere nei piatti e aggiungiamo il pecorino. As. Ci abbiamo messo il pecorino, vedete? Adesso andiamo a prendere la pasta per la prova dell'assaggio, un pezzo di salsiccia, 2 pezzi di pasta, soffietto, ci vuole sempre. Mamma com'è buona! 5 minuti 5 a tavola, buon appetito! Ciao! Ci vediamo dopo! Ah, mi volete fare compagnia mentre mangio? Vabbè, allora fatemi compagnia. No, grazie. Buono. Buono. Poi vi farò una domanda che potrà non sembrare amichevole, ma vi assicuro che invece lo è. Quali sono i vostri rapporti? Mamma quanto è buona! Avete ragione, non sembra. Ci ho messo pure un po' di scamorza affumicata. Che mi sembrava un po' troppo leggero come piatto. Un dischetto di un carrozza per quello che è sembrato essere.
io mi dice per scoprire cos'è stato in verità. Amo com'è? Beh, era una cosa di squisita, che vuol dire che è buona? Amici, cos'è? Non buona, vero? Mio padre è da mio casa. Nella vita tutto quello che fa male è buono, sono le cose più belle della vita. Immorale, illegale, antisalute. Mica hanno fatto che ci piacciono i broccoletti o la cicoria, no, quello è senza sapore. Il maiale c'ha sapore. Quindi vuol dire che le nostre papille gustative sono state create per farci danno. E se siamo creati così per madre natura, chi siamo noi per andare contro madre natura? Madre natura l'ha fatto per assaporare il peccato, e assaporiamolo, assaporiamolo. Ragazzi, oggi è il mio giorno libero, e quando è il mio giorno libero io che faccio? Mi sparaflescio qua in cucina, mi accendo il climatizzatore, sto bello sceso sotto all'aria calda, bello tirato, sulla mia poltroncina, e mi sparaflescio qua. Hitman, non lo so se sto fermo con sta mano, ma non credo, perché sto girando così. Fermati, mettimi a fuoco, fuocheggia, focami, e mi sparaflescio a Hitman 2, perché l'ho già finito una volta, l'ho finito in 25 ore. Mo lo sto rigiocando, sono molto più veloce di prima, sono proprio una scheggia, uccido gli assassini, uccido le vittime in brevissimo tempo. Red Dead Redemption 2 l'ho finito già 3 volte, lo sto rigiocando la quarta, e ogni volta faccio un qualcosa di diverso, una volta aiuto, una volta non aiuto, vado molto per i cazzi miei. Red Dead Redemption 2 per me è il gioco dell'anno. Quando uscirà qualcosa di diverso, non lo so. Per ora il gioco dell'anno è Red Dead Redemption 2. Ragazzi, io volevo continuare il vlog portandovi con me a casa di amici a mangiare delle pizzette fatte in casa, però alcuni di loro non vogliono essere ripresi, quindi per non dare fastidio a casa di persone strane, il vlog lo chiudo qui, e quindi ci rivedremo al prossimo video. Comunque sia, qualche cosa di simpatico l'abbiamo fatto, no? Alla prossima, ciao ragazzi! Oh, mi raccomando, iscrivetevi al canale, eh!